Ciao Lorenzo, che piacere averti di nuovo qui con noi, come stai? Ciao Manuela, piacere mio, sempre un piacere essere qua con te. Grazie, grazie dell'ospitata. Tutto bene, grazie, tu come stai? Bene, bene, grazie. Grazie a te di essere venuto, di averci dato di nuovo questa possibilità di poterti intervistare, di poter eh, apprendere nuove informazioni da te. E innanzitutto, volevo sapere un pochettino da te oggi parliamo. Eh, di, della ricerca di prodotto in Cina quindi un posto che tu conosci molto bene visto che vivi a Hong Kong da quanto tempo è che vivi a Hong Kong? Vivo a Hong Kong da ottobre 2012 quindi oltre dieci anni stiamo arrivando nel, nell'undicesimo anno quindi dieci anni e mezzo eh, insomma è un, un tempo abbastanza ragguardevole poi insomma viaggio spesso eh, per... Per vari motivi tra molto business e quindi vado anche molto spesso in, uh, in quella che è la Cina continentale Hong Kong è una regione meridionale uh, della Cina, confina direttamente con la Cina, con la città di Shenzhen, che è uno dei più grandi uh, poli produttivi al mondo, e quindi ho. Nel corso degli anni ho um, assimilato una grande esperienza sul mercato cinese, una grossa conoscenza del, del, delle fabbriche in Cina. E questo è anche uno dei principali motivi che mi ha portato alla vendita su Amazon. Perché avendo i vari contatti con fabbriche in territorio cinese, uh, nel 2016 mi è iniziato a venire l'idea di produrre dei prodotti a mio marchio per essere rivenduti online e nel 2017 poi venuto a conoscenza un po' di tutta l'infrastruttura di Amazon che si poteva vendere su Amazon ho preso la decisione di usare Amazon come canale principale per cercare di iniziare a stringere ancora di più i rapporti con, con la Cina ed è una cosa che faccio tuttora sia per i miei prodotti e i miei brand sia per eh, i clienti che ehm, decidono di eh, appoggiarsi alla nostra struttura per gestire tutta la parte di eh, ricerca della fabbrica per i prodotti e poi tutta l'importazione. Adesso andiamo magari a vedere nel dettaglio ogni singolo passaggio e tutte quelle che sono eh, le, le, le implicazioni. Esatto, esatto. Andremo a vederlo prima di questo, però quello che ti vorrei chiedere, dato che tu comunque. Eh, sono tanti anni, come ci hai detto, che vivi comunque ad Hong Kong. Eh, mi pare di aver capito che hai comunque un bellissimo rapporto con la Cina e ti trovi anche bene perché, insomma, dopo tanti anni sicuramente non ci saresti anche rimasto. E quello che mi piacerebbe molto sapere, e far sapere a chi guarda questa intervista, è per quale motivo un'azienda dovrebbe valutare la ricerca in Cina, la ricerca di un prodotto in Cina. Beh, sono differenti motivi. Intanto, perché la Cina è ormai da tantissimi anni eh, la fabbrica del mondo. Quindi, siamo partiti eh, dagli anni 70, quindi quando la Cina ha riniziato a aprire un pochino i, i, i suoi confini verso, verso il resto del mondo, e iniziare a produrre, avendo a disposizione una grande forza lavoro, venendo da una situazione di estrema povertà, ha iniziato a produrre a basso costo. Eh, i beni di prima necessità che in, in Occidente, in Europa e in America specialmente, tutti i giorni utilizziamo. E quindi questo parliamo di eh, una storia che parte ormai oltre 40-50 anni fa. Quindi inizialmente è stato un percorso molto lungo, eh, anche difficile per la Cina perché inizialmente veniva prodotta eh, merce a basso costo e la qualità, come insomma, bene, un po' tutti sanno, specialmente nei primi... 20 anni, quindi durante gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90 la qualità non era eh, non era il massimo, quindi è, è ancora rimasto un po' nella mente delle persone, no? che i prodotti made in China siano Prodotti a basso prezzo e a basso valore. Le cose sono chiaramente cambiate negli ultimi vent'anni. La Cina ha fatto dei grossi investimenti una volta che ha iniziato a vendere i prodotti all'Occidente, ha fatto dei grossi investimenti anno dopo anno che, che, che l'hanno portata in pratica a a alzare il livello qualitativo dei propri pro prodotti. Infatti anche tutti i prodotti più in voga di grandi marchi anche di elettronica comunque molti dei componenti vengono ancora dalla Cina. Oggi ci sono ci sono ehm, altri paesi nel sud est asiatico o nell'Europa dell'Est che potrebbe valer la pena considerare per un discorso di prezzo Prezzo di acquisto, ehm, però oggi quello che ti dà la Cina è anche un grosso vantaggio di logistica interna e di trovare un po', un po', un po tutto. Quindi, eh, se, se un, una persona, un imprenditore avesse la possibilità di andare in Cina nei, nei grossi distretti industriali in un'area di 30-40 km quadrati si trova praticamente di tutto. E quindi questo agevola molto ehm, tutte quelle persone che cercano dei Prodotti, magari dei bundle di prodotti e con poche fabbriche si ha la possibilità, in un poco spazio, di organizzare i nostri prodotti e avere prodotti di qualità a un prezzo comunque che non è più il prezzo di vent'anni fa, trent'anni fa, perché i prezzi sono cresciuti. Ma più bassi per molte categorie di prodotto rispetto a quelli che troviamo nei paesi eh, occidentali. Beh, quindi sicuramente c'è già comunque un grandissimo vantaggio, perché come ci ho detto il fatto di poter trovare quello che ci serve in uno spazio ristretto direi che è veramente molto. Però a questo punto una domanda mi viene in mente e ti vorrei chiedere quali sono i fattori che teniamo in considerazione. Perché nel momento in cui um, scegliamo di fare una ricerca di prodotto in Cina, ovviamente io, ad esempio, lo penso io, che sono qui in Italia come azienda voglio fare questa ricerca prodotto in Cina. Eh, viene da sé che dovrò poi importare. Quindi quello che mi incuriosisce è capire come fare questa ricerca prodotto e quali sono i fattori che posso tenere in considerazione sia sul lato prodotto ma anche sul lato business. Certamente, certamente ci sono eh, diverse barriere eh, in tutto e per tutto e in ogni fase del processo. Eh, la prima barriera banalmente è una distanza molto grande. Eh, questo comporta da un lato avere anche una differenza di fuso orario e quindi tra ad esempio l'Italia e la Cina e quindi eh, rischiare di avere conversazioni, le differenze di fuso orario sono dalle 6 alle 7 ore, dipende dal, dall'orario italiano se ora legale, o ora solare, però quindi questo ci porta anche ad avere eh, conversazioni che magari eh, Europa su Europa si hanno in poche ore magari lì in pochi giorni proprio per la differenza di fuso orario, ma la distanza è anche una barriera sul piano della fiducia, quindi eh, magari specialmente le prime volte io trovo una azienda online non so fino in fondo eh, quanto questa azienda sia innanzitutto reale e sia innanzitutto seria. E con la Cina, specialmente le prime volte, si lavora quando si fanno le produzioni ehm, con capitali anticipati. Quindi prima si paga la merce o comunque un deposito e poi loro inizieranno la lavorazione. Quindi avere questa distanza sia in termini di tempo, ma anche di spazio è per ogni imprenditore un po' un salto nel buio perché io effettivamente non so bene a chi sto dando i miei soldi e anche estrapolare eh, le informazioni, come ad esempio una visura camerale che è semplicissimo farlo in Italia o in Europa, in Cina può avere delle difficoltà. Quindi questa sicuramente è mh, la prima barriera che ci troviamo davanti. Una seconda barriera che ci possiamo ritrovare davanti è sulla qualità effettiva della merce. Quindi io eh, se faccio le cose in autonomia, eh, magari va tutto bene, l'azienda esiste, produce, produce la mia merce, ma se la merce ha dei problemi, io scoprirò che la merce ha dei problemi solamente una volta che... Questa merce arriverà direttamente in Italia al mio magazzino o ancora peggio ai magazzini di Amazon. Quindi ho poco controllo su quella che è la qualità della merce, perché ancora il problema della distanza è impensabile, specialmente per chi inizia a fare un viaggio dall'altra parte del mondo, quindi arrivare in Cina, dall'Italia, per controllare lo stato della merce prima di fare l'importazione. Quindi questo ad esempio è un altro, un altro grosso problema. Il terzo problema è tutta la parte eh, che riguarda l'importazione. Eh, quindi, chiaramente, la, la Cina ha delle regole produttive che sono differenti eh, da quelle europee e quindi dobbiamo essere a conoscenza di quelli che sono i regolamenti europei quando facciamo produrre. Il nostro prodotto o i nostri prodotti dalla Cina perché poi eh, in, in fase di sdoganamento o comunque in fase di vendita, eh, se ci verranno richieste delle schede di sicurezza o delle certificazioni specifiche, dovremo far riferimento a tutto quello che è la produzione. Perché ricordiamo sempre: questa è una cosa molto importante. Se io sono un venditore della Comunità Europea e compro la merce da un rivenditore o da una fabbrica della Comunità Europea. È la fabbrica che viene legalmente riconosciuta come il produttore, ma se io importo merce da extra comunità europea e sono in comunità europea, legalmente. Uh, sono io il responsabile anche della produzione quindi a tutti gli effetti io sono il produttore ecco che devo sincerarmi che la merce che sto importando um, abbia tutte le certificazioni che richiede uh, la, la comunità europea l'ultimo fattore e poi magari li andiamo a vedere uh, singolarmente e uh, tutte le azioni che noi possiamo intraprendere per i nostri clienti per uh, mitigare tutti i rischi è la fase di importazione quindi il rapporto con gli spedizionieri ed entrare un po' in tutta quella giungla di eh, incoterma come Xwork, FOB, DAP, DDP, solamente per nominare i più comuni, però gli incoterm sono tantissimi poi a seconda, a seconda del, del tipo di trasporto che, che si sceglie. Quindi eh, anche in questo noi abbiamo l'esperienza e i partner necessari per garantire un processo di importazione, quindi di movimentazione banalmente di merce dalla cina all'italia eh, tutto sotto controllo e tenendo sempre aggiornato su tutte le fasi del processo i nostri clienti fantastico devo dire che veramente hai parlato di, eh, di rischi diciamo che preferisco però chiamarli come hai detto tu barriere perché poi in realtà si possono anche superare no non sono delle cose eh, che sono invalicabili e proprio per questo ti vorrei chiedere mh, quali soluzioni abbiamo per affrontare, per abbattere queste barriere, quindi per eliminarle eh, e per, per poter insomma aiutare anche chi ci sta guardando a, a capire meglio anche chi siamo. Certamente. Allora partiamo un po' dall'inizio, quindi come riusciamo a stringere i tempi um, e come riusciamo a capire se una fabbrica è realmente buona o no. Intanto abbiamo un grande database che ci viene da anni di esperienza, quindi. Um, Spesso accade che con i nostri clienti, quando ci propongono i loro prodotti, noi abbiamo già nel corso degli anni filtrato quelli che possono essere le fabbriche eh, con storico con cui abbiamo lavorato, con cui abbiamo dei rapporti per far produrre la loro merce. Se così non deve essere, abbiamo comunque un team di persone eh, in Cina che riesce a ricercare anche nelle piattaforme cinesi che. Sono in cinese eh, perché tutti noi conosciamo Alibaba che ha un'interfaccia eh, molto semplice, è in inglese, però poi ci sono decine di siti eh, dove le, le, le fabbriche eh, propongono i loro prodotti che sono in lingua cinese. Quindi se non si conosce il cinese, ecco che arriva un'altra barriera collaborando con del nostro personale in, in suolo cinese abbattiamo questo problema questa barriera quindi abbiamo una persona di riferimento che sta che starà lì e cercherà le, le varie fabbriche a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente quindi questo è un grande aiuto che possiamo dare ai nostri clienti la, la stessa cosa avviene quando abbiamo fatto la produzione. Quindi una volta che la merce è pronta, abbiamo quello che noi eh, chiamiamo un servizio di controllo qualità. Quindi una volta che la merce è pronta in Cina, manderemo una persona del nostro team cinese direttamente all'interno della fabbrica o nel magazzino dove la merce è stoccata in fabbrica prima di, prima di eh, completare tutta la parte di, di, di logistica e di importazione. Di modo da rilasciare un report con fotografie e video in modo da sincerarsi che lo stato della merce eh, sia um, secondo le aspettative del cliente, perché il problema è. Va sempre affrontato alla radice perché se ho una produzione con dei difetti, devo intervenire prima che avvenga il trasporto perché altrimenti poi si inizia un po' no, a, a passare le, le, le varie responsabilità tra è stata la fabbrica, è stato lo spedizioniere, non si capisce bene eh, di chi sia la colpa. Mandando una persona a fare un controllo di qualità direttamente in fabbrica, ci sinceriamo che lo stato della merce eh, sia, sia ottimo, di modo da. Una volta che la merce arriverà in Italia, sarà come noi l'abbiamo ordinata e come noi la pensavamo. Quindi questa è un'altra un cosa importante che offriamo. Eh, oltre poi al, al servizio di verifica di tutte le certificazioni annesse e connesse. Ora è importante capire che eh, non tutti i prodotti sono soggetti alle medesime certificazioni o regolamentazioni. Quindi in base al prodotto andiamo a capire quali sono le certificazioni che servono e capiamo se esistono già quelle certificazioni da parte della fabbrica, se esistono ne, ne verifichiamo l'autenticità, perché anche questo poi è un problema che può nascere, se non esistono siamo in grado di, ehm, tramite il nostro rapporto con vari laboratori sul suolo cinese, di testare la merce e ottenere le certificazioni necessarie. Oltre poi, eh, e qui vado a poi a chiudere anche per quanto riguarda tutto tutto quello che è il processo, il rapporto con diversi spedizionieri, quindi abbiamo la possibilità di scegliere a seconda del prodotto o del del momento, differenti tipologie di spedizione, quindi aerea, via treno o via nave, sempre valutando la la migliore la migliore offerta per per comunque a Diminuire i costi e aumentare la marginalità e garantire un processo di importazione. Quindi dalla merce che si trova in Cina alla merce che arriverà nel nostro magazzino o nel magazzino di Amazon, il più. Semplice e guidata, possibile senza che poi nascano dei problemi in, in, una, fase, in una fase di questo processo. Fantastico. Quindi direi che ci hai dato una grande panoramica, insomma, di quello che è questo tipo di, eh, di ricerca di prodotto, come possiamo comunque andare a ricercare il prodotto in Cina. Ci hai raccontato che comunque in Empiria hai questa eh, anche tu hai questo ruolo. Allora, diciamo che adesso il mio ruolo è quello un po' di supervisionare tutte queste risorse che sono. Sono in Cina che sono state selezionate nel corso degli anni e quindi uh, il mio ruolo è proprio um, interfacciarmi tra uh, la Cina e il cliente uh, e poi i vari spedizionieri di modo da dare il massimo supporto al cliente e garantire che questo processo sia il più semplice possibile da seguire uh, per il cliente andando chiaramente a selezionare Prodotti di qualità, prodotti che abbiano uh, un costo di acquisto ehm, ragionevole, che permettano poi all'imprenditore di avere la sua marginalità una volta che metterà in vendita i prodotti. Questo è un, è un grandissimo vantaggio che, che può avere un'azienda, perché comunque, eh, innanzitutto. Eh, avere qualcuno che ti dia un supporto come hai detto tu comunque la prima barriera che possiamo incontrare è semplicemente la distanza che c'è perché comunque dall'italia alla cina insomma eh, devo dire che non è proprio esattamente dietro l'angolo quindi il poter avere qualcuno una figura eh, che comunque è presente sul territorio e che possa eh, tramite, come hai detto tu, anche delle foto, dei video, eh, rapportarci di quanto accade, di, di quanto ci sia, di come è la situazione e anche la qualità dei prodotti che ci sono, eh, sicuramente insomma non è una cosa da poco. Quindi esatto. direi che è, è un grandissimo vantaggio questo, insomma, ecco, ci hai detto comunque come possiamo abbattere tutte queste barriere, che eh, devo dire insomma eh, c'è sempre una soluzione e tu oggi. In questa intervista ce l'hai fatta da sapere, ce l'hai fatta a scoprire e ce l'hai data. Quindi ti ringrazio Lorenzo proprio per essere stato qui con noi oggi. E, e niente, io quello che vorrei lasciare a chi sta guardando questa intervista, chi guarderà questa intervista. Mi raccomando: sotto i commenti qualsiasi domanda avete su come si fa una ricerca di prodotto in Cina o su tutto quello che Lorenzo oggi ci ha detto eh, in questa intervista, potrete lasciarle tranquillamente che poi ci faremo rispondere sempre da lui grazie Lorenzo ti auguro una buona giornata grazie a te Emanuela sempre un piacere essere con te e insomma non vedo l'ora della prossima intervista per un altro ar argomento sempre interessante eh, riguardo business online amazon e presentare insomma le nostre soluzioni per per i clienti grazie sicuramente grazie a te e un saluto a tutti quanti ci vediamo alla prossima intervista con Lorenzo